Ciao ragazzi, io sono Red e oggi siamo qui ritornati al Monopoly Software Shop per un altro incredibile video. Di cosa parliamo oggi? Un argomento estremamente richiesto da tutti i fans, ovvero come scegliere la vostra prima pistola da software. Prima però di partire col video, sigla! Prima di cominciare volevo ringraziare tutti quelli che stanno supportando e hanno supportato il canale in quest'ultimo periodo e anche chi lo fa ovviamente da una vita. Stiamo crescendo veramente tanto ed è grazie a voi. Soprattutto gli ultimi due video speciali sono andati veramente molto bene ed è grazie alle persone che sono iscritte al canale, attivano la campanellina ma soprattutto lasciano il like tattico. Siete grandissimi. Finite le smancerie possiamo effettivamente partire con il video. Sarà un video abbastanza conciso, non parlerò e farò degli sprocchi incredibili, quindi seguitelo attentamente perché ci saranno un tot di punti da sviscerare. Quindi Red, come faccio a scegliere la mia prima pistola? Cosa devo guardare? Quali sono i tips and tricks che tu ci consigli? Ve lo dico subito. Numero 1. Quale pistola vi piace? E con quale pistola vi piace intendo dire trovare la famiglia della pistola che vi piace. Sostanzialmente le tre grandi famiglie di pistole del software, e anche in realtà un po' mondialmente, però vabbè, ho il Covid. Queste tre grandi famiglie sono sostanzialmente Glock, Beretta e Colt. Sono le tre grandi famiglie che ci sono, poi c'è CZ, Six Hour, bla bla bla, teniamo quelle che quando uno comincia conosce sicuramente. Quando parlo di famiglia voglio anche dire sapere nello specifico quali sono i pro e i contro di ogni modello, di ogni macro modello, perché poi i modelli singoli hanno differenze singole. Per esempio Glock è riconosciuta per essere quella che prendono tutti all'inizio perché è un pochino più comodo, un pochino più ergonomica, di questo ne parliamo dopo, però è una pistola che generalmente tutti conoscono, abbiamo avuto tutti una Glock della Wii all'inizio, o quasi tutti. Beretta invece per esempio è probabilmente un pochino più affidabile ma più scomoda da impugnare, soprattutto per chi ha mani piccole, mentre Glock l'opposto, grazie anche ai dorsalini che si possono mettere. Mentre Colt invece, per esempio, ha il problema che è bellissima esteticamente, ma è vecchia. È una pistola vecchia, con un sistema vecchio, che pesa molto, il caricatore per esempio tiene poco gas, soprattutto quelli monofogliari perché sono anche belli strettini, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una volta che avete chiari quali sono i pro e i contro di ogni famiglia, potete poi andare a scegliere, anche in base ovviamente a quello che vi piace, però coscienziosamente. Passiamo al punto DOS. Ovvero scegliere il modello all'interno di quella famiglia. Infatti ci sono molteplici modelli di Glock, ci sono molteplici modelli di Beretta, anche per esempio con i materiali. Una Beretta full metal pesa veramente tanto rispetto a una Beretta che non è full metal ma solamente alcune parti in metallo. Ma in realtà la vera cosa che dovete guardare quando guardate il modello è l'affidabilità e la reperibilità dei pezzi di ricambio, perché diciamocelo, all'inizio farete un sacco di casini, potreste andare a romperla molto facilmente non conoscendo bene il funzionamento, non essendo pratici magari anche di armi, andrete sicuramente a maneggiarla e a muoverla in maniere in cui non è proprio consigliato farlo. Magari caricherete male i pallini, magari userete dei pallini premi, magari vi cadono i pallini in mezzo alla sabbia e dite ma perché non li posso usare, insomma. Tutte queste cose porteranno sicuramente la pistola ad avere uno stress e un aging dei propri componenti molto più veloce e molto rapido. E allora quando effettivamente se andrà a rompere qualcosa non volete dover aspettare 2 mesi per avere il pezzo di ricambio o non trovarlo proprio il pezzo di ricambio. Quindi tenete conto che all'inizio sicuramente andrete a fare delle cazzate, ragionate di conseguenza. Sento già quelli di voi che si lamentano e mi dicono ok Red, ma io non è che posso andare a studiarmi 150 marche, famiglie di pistole, poi andare a vedere anche i modelli, quali sono affidabili e quali no. Cioè io voglio comprare una pistola e sparare, ostia. È un valido argomento. E io vi dico, non preoccupatevi, in quanto se non volete farvi una studiata della Madonna di tutti i modelli usciti, nel link in descrizione c'è il sito del Monopoly Software, il negozio che io rappresento, in cui trovate tutti i modelli di pistola molto affidabili, che sono stati selezionati già dal nostro reparto acquisti e vendite e non presentano quei problemi di rottura soliti che trovate magari se andate a comprare la pistola da uno che non conoscete. Sembra una gigantesca marchetta, però in effetti è vero, visto che compro tutto qui e ve lo posso assicurare. Potete credermi o non credermi, a me frega un cazzo, tanto io le cose le continuo a comprare qua. Terzo punto, una volta che avete selezionato la famiglia, il modello, avete preso in causa, avete preso in considerazione i pro e i contro di ogni modello, come funziona la reperibilità dei pezzi di ricambio e il resto, dovete prendere in considerazione quasi in ultimo l'ergonomia. Non solo però l'ergonomia in senso lato, in senso generale, ma anche l'ergonomia soggettiva, soggettuale, me la sono inventata, non esiste come cosa, però io la definisco così, ovvero non come quella pistola viene recensita da altre persone, come altre persone dicono che sentono quella pistola, ma
come si adatta a voi. Dov'è? Qua. Vi faccio un esempio pratico. Glock, per esempio, e torniamo sempre lì, purtroppo, ha il vantaggio effettivo di essere comoda da impugnare e può essere adattata a qualunque tipo di mano, che voi abbiate mani grosse, mani piccole, mani brutte, mani belle, non cambia. Al che, quando entrate in puntamento con una Glock, è veramente semplice sentirvela bene in mano, per evitare di sembrare troppo fanboy di Glock. Sì, la Glock è molto comoda, ma perché si adatta sostanzialmente a tutti i tipi di mani. Siete poi voi che dovete andare ad adattarla meglio con determinati dorsalini, con determinati grip alle vostre mani. Semplicemente, essendo fatta per la maggior parte delle persone, tutti quanti ci si trovano bene. Se invece parliamo, per esempio, di Beretta, è adatta principalmente a chi ha mani grosse e non ha un'impugnatura gigantesca, però quando voi andate a prendere in mano, il feeling, come le dita vi si appoggiano, è diverso da persona a persona. Io, per esempio, con Beretta mi ci trovo veramente molto poco e devo fare molta pratica per imparare a spararci bene quanto come su Glock. Colt è un universo tutto suo, incredibile, fatto di latte, miele e altre cose fenomenali, quindi passiamo direttamente al punto 1, l'ultimo consiglio che mi sento di darvi. In realtà, se conoscete un minimo il mondo del software, sapete già che nel punto 1 c'è ovviamente il funzionamento della pistola, ovvero anche qui tornano i grandi tre, ovvero CO2, green gas e elettrica. Elettrica, stendiamo un velo pietoso, continuate a chiedermelo, la pistola elettrica, mi fanno caccare le pistole elettriche. Parole dure. Potremmo spendere 2 ore a parlarne in una live, probabilmente lo faremo. Passando invece al punto sostanziale, green gas o CO2, ovviamente ci sono differenze sostanziali. Il CO2 lo usate anche d'inverno quando fa molto freddo, limitatamente, ma lo potete comunque usare. Green gas, per esempio, no. CO2 picchia un pochino di più, ha un rinculo un pochino più secco e più forte, vi scalcia di più. Green gas invece è molto più semplice da utilizzare, però con delle limitazioni. Le bombolette e il coso. Informatevi bene, ci sono un sacco di video, compreso il nostro, che metto in schedina qua sopra. Quando dovete scegliere se prendere una pistola CO2 o green gas, guardate quello. Spero che questo video vi sia stato utile. Se volete aggiungere delle cose, magari che io ho dimenticato, che non ho potuto dire per evitare che il video venisse di 2000 minuti, potete scriverle qui sotto nei commenti. A noi fa piacere, possiamo fare un dibattito costruttivo. Ci piacerebbe veramente tanto. Ovviamente io ho semplificato molto il video, si potevano dire un sacco di cose, si potevano citare un sacco di marche, si potevano citare un sacco di altri punti, che però trovo siano abbastanza superflui quando uno è proprio all'inizio. E detto ciò, io vi ringrazio, vi saluto. Nuovamente ringrazio tutti quelli che ci seguono. Non ringrazio quelli che sono iscritti a questo canale YouTube e non mi vengono a seguire su Instagram, perché siete dei maledetti e soprattutto vi state per perdere delle live in cui discutiamo di argomenti di software con altri intenditori del settore, e quindi voi vi attaccherete, non vedrete mai queste cose incredibili perché non vi siete iscritti al mio Instagram e a quello del negozio. Peggio per voi. Ovviamente sto scherzando, trovate tutti i link in descrizione. Niente ragazzi, chiudo qui il video perché sennò diventa veramente troppo lungo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se fosse così vi esorto a lasciare un mi piace. Noi ci vediamo mercoledì con un bel pillolone di software. Stay angry. Sigla. Oh yeah.